Il bilancio integrato rappresenta un elemento unico nella esperienza di Poste perché è il primo bilancio integrato che l'azienda ha prodotto, ma rappresenta anche una visione unitaria delle politiche dell'azienda e della strategia dell'azienda su tutte le tematiche, sia finanziarie che non finanziarie. Quindi lo ritengo un passo in avanti importante in un'ottica di trasparenza verso il mercato e verso i nostri stakeholder, che ritengo sia l'aspetto più rilevante che deve guidare la nostra azione quotidiana. Il raggiungimento degli obiettivi finanziari rappresentano il primo punto. Quello che ci viene chiesto è quello di coniugare la crescita con l'adozione di politiche di sostenibilità che siano effettive e concrete, quindi rendere possibile l'unione tra questi due aspetti, che forse in passato si riteneva fossero contrapposti, ma oggi noi siamo convinti che possano convivere e che addirittura possano dare uno slancio maggiore alla crescita economica, quindi l'adozione di best practice in termini di governance, ambiente e quindi sociale, possa essere un elemento di rafforzamento della crescita dell'azienda e della capacità di produrre valore.